La seguente trasmissione è presentata da Focolarte. Per riscaldare i vostri cuori e le vostre case. Focolarte. Barbengo. Grande Giove! Stavolta ci ho beccato. Buonasera, benvenuti a Sembra Ieri. Passeremo insieme tre serate speciali fino a Natale. Riapriamo il nostro scrigno dei ricordi e se scende la lacrimuccia, lasciamola scendere. Who's gonna tell you when? It's too... Chiude in 1:51 e 43, è un tempo da medaglia sicuramente. Bernard Russi, benvenuto a Sembra Ieri. Ben arrivato. Grazie mille per, come si dice, l'invitazione. L'invito. Grazie. A te di essere qui. Tu sei stato un protagonista negli anni 70 dello sport svizzero, ma anche del paese svizzero. E com'era essere un eroe nazionale in quegli anni anche di libertà, di cambiamento? È chiaro, se sei nato a Andermatt, in un piccolo villaggio, vuoi andare fuori al grande mondo, no? E se vai fuori al grande mondo vedi anche cosa succede. Prima la musica mi è piaciuto, la gente mi è piaciuto e per quello volevo lasciare i capelli lunghi e tutto, volevo essere un piccolo Beatles. Ci ricordiamo appunto, avevi questi capelli che ti arrivavano, eri un capellone come si diceva allora. No, lo eri, no? Adesso hai un altro taglio. Sì. E poi seguivi anche le mode dell'epoca, cioè andavi a ballare, ti vestivi in quella maniera lì? Ballare non troppo, ma c'è una cosa che mi ricordo, perché sono i pantaloni, no? Pantaloni che sono larghi qui giù, no? Come si dice? A zampa d'elefante si dice. Sì. Io penso che ero uno dei primi che avevo questo, perché ero a Lucerna in scuola della professione, ogni settimana una giornata. E dopo sono andato in tutti i negozi per cercare i pantaloni a zampa d'elefante. Per chiedere se hanno quei pantaloni. E nessuno aveva. E l'ultimo, era il Pecazzet, non mi ricordo così, Pecazzet, mi hanno detto che hanno ordinato e che i pantaloni vengono in 3 settimane. Quando hanno ricevuto, ho subito comprato 3-4 paio di pantaloni così. Ok, quindi tu credi di essere uno dei primi nella Svizzera tedesca ad aver avuto i pantaloni a zampa d'elefante? Sì, non posso dire 100%, ma ero uno dei primi, sì. Bernard Russi, grazie allo sci, ha visto il mondo. Ma com'era la sua Andermatt quando lei era bambino? Cioè, era proprio il paesino delle fiabe? Ma era non molto differente di oggi, eh? No, beh, era più piccolo, chiaro. Però era... non c'era Saviris prima. Ok. Esatto, questo è, ma l'Andermatt pure, il centro di Andermatt è sempre lo stesso. Okay. La gente è sempre la stessa gente, l'umore o il carattere è sempre lo stesso, questo non ha cambiato. Ma i suoi genitori volevano che lei facesse il campione di sci, se torniamo a quella Andermatt lì? No, non volevano, perché mia madre aveva paura e mio padre, che lui era un sportivo, non voleva che faccio troppo lo sci, voleva che faccio la scuola e dopo la professione e tutto questo. C'era un mestiere immaginato per Bernard Russi? Dall'inizio volevo diventare designatore di dibattimenti delle case. Di case. Sai perché? Perché l'unico architetto a Andermatt a quel tempo lì aveva una macchina blu
chiara, in blu chiaro. Io volevo sempre avere una macchina così. Allora normalmente se voglio avere una macchina così devo divenire sì, sì. Architetto. Una domanda te la devo fare. Come fai a mantenere questa forma fisica? Non diciamo l'età, ma io sembro tuo zio, no? Cioè, perché? Io penso che sono molto fortunato, come si dice, con il DNA. Sì, con la genetica. Genetica è sì. Una cosa. L'altra cosa è ancora oggi non ho perso il numero della partenza, sai? Io sì, penso che sei ancora atleta nella testa. Ho sempre il numero della gara. Ma cosa dice la gente intorno a te? Non è preoccupata? Dico che cioè tu no. Che ogni volta che mi immagino parti da under ma vai sul passo al San Gottardo in bici, vuoi ancora fare il tempo? Sì, non sono capace di fare il Gottardo senza guardare l'orologio. Io penso che nella vita è importante, o per me è importante, di sempre cercare il limite. Perché il limite cambia automaticamente. Il limite non è più al stesso livello, al stesso posto come 20 anni fa. Ma io cerco sempre, ancora oggi, quel limite. Parliamo appunto di quando vi spingevate ai limiti. Per esempio tu e Roland Colombin. Uh-huh. Prima cosa che ti chiedo è, Colombin era il matto e tu eri un po' lo zucchino, un po' l'urano, un po' inquadrato. È battuto da Rossi ma è in seconda posizione. Era così la storia, lui era matto e tu eri bravo ragazzo. La storia è così e la storia è bella e bene così. Perché la gente, noi siamo stati un po', lui era stato piuttosto matto, io ero stato piuttosto serioso, diciamo quello. Okay. Ma alla fine non era così matto come tutti hanno pensato e io non ero così serioso come tutti hanno fatto. Abbiamo cominciato di continuare su questa direzione perché anche a noi è piaciuto quel gioco lì. Eh? Eccolo sulla linea del traguardo, chiude in 1:51:43, è un tempo da medaglia sicuramente. Ma una bella festa di quelle dure dure di Colombin, Bernard Rossi ci è andato. Non devi avere paura, questo è stato fatto. Vuol dire qualcosa a Bernard Rossi? Qualcosa che magari non ha mai avuto l'occasione di dirvi? Ma io penso che... Lui sa più o meno quello che penso di lui, che ci vediamo abbastanza spesso. E quando gare 10 anni fa, quando eravamo sulle piste, non eravamo quasi così molto amici, ma adesso siamo molto amici e ho molto rispetto per la Russia. È nata un'amicizia con Roland Colombin, siete amici? Sì, posso dire sinceramente siamo grandi amici, oggi. Ma c'era un momento che non puoi dire che siamo amici, perché un sportivo di punto è sempre deve essere un egoista anche. Deve prima pensare a lui. Si deve essere onesti. Non voglio dire che mi piaceva di più se un austriaco vince. Forse sì, perché io volevo essere il migliore della nostra squadra. Vediamo intanto il nostro Rossi. Abbiamo come tempo intermedio per... Il rapporto con Klammer è un po' così? Forse ancora un po' più forte. Non so se sapete la storia, ero in partenza con numero 3, pronto di partire e dopo il Klammer con il numero 15 veniva dentro. Questo succede mai, non è mai successo prima. Prima che tu, proprio quando eri al cancelletto. Ma avevo ancora due minuti di partire. È venuto verso me e mi ha dato il mano, mi ha detto ti auguro tanto fortuna, che il migliore vince. Mi ha detto questo. Mai successo prima, mai successo dopo, non ho mai sentito che qualcuno ha fatto questo.
Allora è chiaro, quando io sono giù, ero giù all'arrivo con il miglior tempo, uno dopo l'altro era dietro, alla fine rimaneva il Klammer con il 15, il Klammer dell'Austria, primo giorno, 60.000 spettatori. Correva in casa. Correva in casa e era il migliore discesista da 3-4 anni. La mia persona ha cominciato di andare fuori. Cioè? Su una parte volevo vincere, ma dall'altra parte non voleva che lui perde. E questo era un strano momento per me. E quando era dietro ancora all'ultimo intermedio, ho pensato, ma questo non può essere. Cioè, non lo ritenevi giusto? Nel primo tempo intermedio ci viene comunicato il ritardo nei confronti di Bernard Russi. 1.46.06 per Russi, 1.45.45.73. Klammer ha compiuto la prodezza di superare il nostro grande atleta. Ho subito detto, non ho perso la medaglia d'oro, ho vinto la medaglia di argento. Questo è venuto dal cuore, perché finalmente sapevo, per me è una medaglia e lui era il suo sogno che è finito. Tu hai fatto tanti anni adesso di questa tua seconda vita. È stata una seconda vita altrettanto soddisfacente, anche se non eri più il Bernard Russi famoso in tutto il mondo, eri un altro Bernard Russi, anche molto amato lo stesso. Ma... Qualche volta mi devo spingere, no? È un sogno questa vita o è veramente così? Perché posso e devo dire che sono così fortunato con mia vita, incredibile. Quando si guarda, per esempio, i risultati, no? Si potrebbe dire, oh, che ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo. Ma finalmente nella vita importante è quello che si ha, non questo che non hai. Bernard Russi, noi ticinesi pensiamo che gli urani sono un po' così, no? Ma tu che urano sei? Sono un convinto, ma con l'esperienza del mondo. Ti auguro un buonissimo Natale e ti ringrazio per essere stato grazie, con noi. Grazie, anch'io auguro a tutti buon Natale. Grazie. Parlare con Bernard Russi mi ha ricordato alcuni peccatucci che ho commesso durante l'anno. John, perché io e te siamo uguali, siamo due spiriti liberi, due outsider, eh? Quando c'è da spaccare racchette, spacchiamo racchette. You cannot be serious! Con chi stai parlando, Mitch? McEnroe. Che poi non te l'ho mai raccontato? Una volta l'Interclub qui a... A Flushing Meadows. A Sementina, no, sì. Che Flushing Meadows, a Sementina. Menù di oggi? 1981, Wimbledon. McEnroe contro Borg. Let's go! L'incantesimo si è rotto. Dopo 41 incontri consecutivi, Bjorn Borg ha perso a Wimbledon. Si è inclinato in 4-7 con il parziale di 4-6, 7-6, 7-6, 6-4. Grazie al cielo, sì.
Maristella Polli, ben arrivata a Sembraieri. Grazie Paolo. Ti piace l'ambaradan? Vorrei sapere se c'è un regalo per me lì. Vediamo. Ti ho già messo in difficoltà, Com'era il Natale della Maristella bambina? Innanzitutto era un Natale momò? Era un Natale momò da Chas. Da Chas. Da Chas. Perché da Chas? Allora, da Chas perché stavi a Chas, perché sono nata a Chiasso. Tu hai anche una nascita avventurosa, sempre a Chiasso. No, sì, è vero. È vero. Come l'Enaia? Allora, le nasci il 29 di gennaio, giorno prima della mia nascita, visto che sono nata il 30 di gennaio, era la fine della guerra e alla stazione di Chiasso avevano lasciato cadere una bomba. Che erano le famose bombe che non dovevano cadere. Esatto, e che non dovevano scoppiare, tra l'altro. Io abitavo con mio papà e mia mamma nella casa della polizia che era sul confine proprio della dogana, no? Il 30 di gennaio sono nata io. Mia mamma mi ha detto, il giorno prima c'è stata la bomba, la sera dopo te sei nascita. Ma quindi... È stata veramente una... Diciamo che me l'ha raccontata più volte dicendomi che siccome il mio carattere era un carattere abbastanza vivace, diciamo così, era dovuto al fatto che si viene a bomba anche a me. E parliamo del Natale della famiglia che tu hai formato con tuo marito e tuo figlio. Quando è nato mio figlio è stato il Natale più bello perché evidentemente avevo veramente Gesù bambino nella culla. Cioè hai fatto venire la comitiva dei parenti dicendo guardi quanto è bello il mio figlio. Esatto. E lui lo sa? A 3 mesi non gliel'ho detto. Se adesso che ha 50 anni non lo sa, le dirà. C'è una sorta di liturgia per il tuo Natale. Sì. Cioè alla fine l'albero ne fa parte? Allora, due. Due alberi? Due alberi. Perché? Perché ti piace esagerare? Ma due alberi, il presepio e poi tutte le decorazioni sulle scale, sulla porta, fuori, le luci. È un po' una baracconata o una roba fatta un po'... No, scusa un attimo. Scusa, no, ti chiedo. No, baracconata. Come una baracconata? Chiedo... Se tu vieni... Cioè, è una roba un po' kitsch o fai a bene, un po' no, con è fatta, misura? È fatta con misura, sì. Non siamo a livello non è americano del tipo... Non è che nel presepe c'è come a Napoli Maradona o quelle robe lì? Il fiume con l'alu? Non c'è. Non c'è. Senti, parliamo della tua storia d'amore con la RSI, vuoi? Ho portato, un po' come fanno in quei programmi tipo... Ecco, adesso te lo dico più però, perché sono scemo, scondimo, assumi in due. Parto regalandoti questa foto qua. Oh, vestiamo la bambola. Prego? Vestiamo la bambola, titolo di una trasmissione che io facevo per i più piccoli, dove insegnavo alle bambine a vestire le bambole. Foto 2, Maris? Foto 2, dai. Foto 2. Pam! La sveglia. La sveglia? Questa è una trasmissione non più per i più piccoli, ma già per i ragazzi di scuola elementare, dove si davano delle informazioni, ma non soltanto di intrattenimento, di divertimento e di gioco, ma facevamo anche in modo di insegnare loro qualcosa. Poi come San Francesco ti sei messa a parlare con gli animali. Allora, questa è una trasmissione particolare che facevamo per i ragazzi, dove avevamo dei personaggi particolari che venivano a trovarci. Tu arrivi alla televisione della Svizzera italiana dall'insegnamento, eri docente. Ero docente. Di? Matematica. Porca miseria. Matematica? Sì. Sai come dice Venditti, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Quando insegnavo volevo ci fosse attenzione. Un po' come la tele, un po' come faceva la tele. Gigi arriva? Forza, dai! Su,
Ragazzi, buonasera e ben ritrovati a questa nostra prima puntata della nuova stagione di Boots Fizz. Mi preoccupa un po' il fuoco, Maristella. No, non devi preoccuparti. È vero che pensavano che il bigio fosse tuo marito? Sì. Perché? Ma perché mio marito non è mai venuto in televisione, non si è mai fatto vedere. Il pubblico e i volti della RSI erano una cosa sola. Sì. Anche perché... me l'hai confessato prima di cominciare questa intervista, quelli che avevi te a Boots Fizz Quiz poi li vedi cresciuti che partecipano ai quiz. Tanto per non fare il nome. No, facciamolo. Norman Gobbi. È venuto Boots Fizz. Allora, a 9 anni. No. A 9 anni era Boots Fizz e aveva fatto un gioco che si chiamava il gioco del playback. Il mitico gioco del playback. Purtroppo non mi ricordo che canzone cantasse lui, ma aveva fatto questa performance che ancora oggi ci ricordiamo io e lui quando ci incontriamo. Eccoci. Questa credo sia la foto che abbiamo fatto quando abbiamo fatto la 100ª puntata di Boots Fizz. Perché Piantoni era vestito dalla festa. Normalmente, se lo sapete, aveva una giacca tutta riquadri. Come se vi giuina. Ciappa, top. Mi sono lasciata andare, come hai fatto si bene. Hai ed fatto è una bene. Cosa che mi fa piacere. Davanti all'albero di Natale voglio dire a tutti buon Natale. E anche quest'anno c'è il regalo cult. Clamoroso, siamo riusciti a reperire dopo anni di ricerche il vero indovina chi. L'abbiamo trovato a Caiazzo Giocattoli, Olgiate Comasco, ancora con il prezzo nelle vecchie lire. Sono quelli veri, sono quelli che vedevamo 30 anni fa. Bill, la reincarnazione di Fabrizio Casati. Anne, la reincarnazione di Aramis Dozio dopo una serata. E allora, per il vero indovina chi, dai 7 ai 70 anni direttamente da Caiazzo Giocattoli. Come fare per vincere? Indovina chi? Giochi MB dai 7 ai 70 anni, Chapal. Scrivere nome, cognome e indirizzo a questo indirizzo email in sovrimpressione. Oppure commentate sui nostri canali Facebook e Instagram. Oppure se avete ancora il Twitter rocco della PTT, ciamo Fulghi del Mon. Buon Natale. Allora, questo chi va giù, questo chi va giù e questo chi va giù. È Peter. No. È Maria. No. È Anita? No. È Susan? Questa trasmissione è stata presentata da Focolarte. L'arte di riscaldare i cuori, la passione di riscaldare le case. Focolarte. Barbingo.